Le farmacie Pharmacom le trovi a Oste di Montemurlo in via Scarpettini, a Fornacelle di Montemurlo in via Montalese, a Poggetto in via Monticello, a San Quirico di Vernio in via Roma, a Seano in via Lame. Farmacie Pharmacom, da sempre al vostro servizio. Lo sport come strumento terapeutico attraverso la storia dei ragazzi della polisportiva Aurora di Prato, un racconto in onda su TV Prato che vede il giornalista nella funzione di narratore sensibile e rispettoso dei protagonisti, ma diretto e incisivo nel messaggio trasmesso. Lo sport è il motore trainante del processo di integrazione sociale delle persone con disabilità intellettiva relazionale, marginalizzate oggi più che mai da una società fortemente in crisi. Vince il premio Massimiliano Masi. Ci sono storie che vale la pena raccontare. Ci sono storie nella quale lo sport, nello specifico il calcio, è molto di più di un gioco e di una passione, ma diventa uno strumento terapeutico. Lo sport è proprio come senso proprio genuino della pratica sportiva, è quello che ci ha contraddistinto per 22 anni. E lo sport ha portato questi ragazzi che soffrono di problematiche di salute mentale a ritornare nella società, a ritornare nel mondo, a ritornare con i contatti con le persone. E noi usiamo proprio lo sport come veicolo terapeutico, perché lo sport è un messaggio semplice, non è terapia proprio come si intende, è ritornare a calcare i campi, a tirare un calcio, e chi è che non l'ha fatto nella propria vita? Ed è un messaggio semplice per poi lavorare sulla sua difficoltà, sulle sue patologie. A volte basta poco per emozionare, basta incontrare su un prato spelacchiato i protagonisti della tua squadra del cuore e insieme a loro vivere e giocare una partita davvero speciale. È una bella soddisfazione perché per me il Prato mi ha dato tanta gioia in tanti anni. Io spero che il Prato vada avanti con dei risultati abbastanza positivi. Qual è il tuo sogno? Piscitella. Marcare Piscitella. Non lo lasci passare Piscitella. Provo. Una storia da raccontare, una partita da seguire senza fare telecronaca, guardando gli sguardi e gli sbuffi dei protagonisti, riassumendo il tutto in una poesia che ti emoziona. O piccolo Prato, tu dai a noi Aurelini vorrebbe dire Aurora, noi l'Aurora, la squadra d'Aurora, gioia e veleni. Ora stai vivendo un momento buio, ma con pazienza ritornerai al posto tuo. Una città che io amo tanto non può aver una squadra così di pianto. I nuovi giovincelli e il nuovo allenatore troveranno stimoli per un domani migliore. Il sentimento umano vale più del risultato. Se ci avete invitato con il cuore, avete vinto il vero campionato! Una partita particolare, fatta di tutto e di nulla, con un allenatore pronto a correggere i propri giocatori per i comportamenti e lo spirito di fare gruppo, più che per un movimento tattico sbagliato. Un allenatore davvero speciale. Cerco di insegnargli qualcosa,
ciò che loro sono ragazzi, io ormai quasi 15 anni ci sono e posso dire che sono ragazzi che meravigliosi prima di tutto, perché mi hanno dato, a me mi stanno dando tanto, loro gli piace giocare a calcio, io lo so, però bisogna stare dietro anche per aspetti diversi e bisogna insomma dare lo zuccherino quando è il momento di dare lo zuccherino e poi bisogna dare la frustata quando c'è da dare la frustata, però frustata per modo di dire. Finisce con un abbraccio e lo scambio di doni. Una partita nella quale le emozioni sono state tante e una volta tanto non si è guardato al risultato del campo, ma di più a quello che è successo fuori dal rettangolo verde. Magia del pallone. È la storia dei ragazzi della polisportiva Aurora e dell'incontro con i loro beniamini, giocatori della C Prato. Una storia sulla magia del calcio, che è spettacolo, divertimento, ma anche strumento terapeutico. A raccontarla è il giornalista di TV Prato Massimiliano Masi, da anni volto noto della nostra emittente, che si è aggiudicato il premio giornalistico Extra per lo Sport Raccontare le buone notizie nella categoria TV e Radio, promosso dalla Multi Utility Extra in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana. Siamo stati in grado di raccontare questa bella storia, il racconto dei ragazzi, la polisportiva Aurora, che attraverso lo sport stanno cercando di tornare protagonisti. TV Prato ancora una volta ha voluto essere veramente vicino alle buone notizie, ha voluto raccontare questa notizia con la solita pacatezza, con chiaramente anche la voglia di dare un messaggio, e penso che questo premio sia veramente importante per tutta la testata che vuol proseguire chiaramente in questo percorso di lavoro e più che altro continuare insomma ad essere vicina al territorio. Quindi un grazie a TV Prato, ma un grazie più che altro ai ragazzi della polisportiva Aurora che mi hanno aiutato appunto nel poter redigere questo servizio che mi ha fatto vincere questo premio Extra per lo Sport. La cerimonia di premiazione, presentata dal giornalista di Rai Sport Jacopo Volpi, è avvenuta nell'esclusiva cornice del Circolo Canottieri Aniene di Roma, alla presenza di personaggi illustri del mondo dello sport e del giornalismo, tra cui Dino Zoff e Gianni Mura. Invece soffermarsi sulle storie belle, capire la natura, la genesi dei personaggi, perché hanno fatto una certa cosa, raccontare le grandi imprese, non c'è bisogno di fare un record del mondo, si può fare anche un record del mondo al contrario. Lo sport sarà anche un po' banale, un po' retorico, ma veramente una grandissima forma di aggregazione, quello ci piace tanto, e quindi oggi raccontiamo quelle storie lì. Le emozioni sono quelle che hai appena raccontato te, della polisportiva Aurora, di tante altre polisportive, anche di singoli, di... cioè tutto quello che riesce a favorirti poi per un percorso futuro nella vita di tutti i giorni, e lo sport in squadra a maggior ragione è veramente una delle cose migliori da fare, credo che possa solamente far bene. Quindi naturalmente c'è sempre bisogno di un grande volontariato, credo che dalle parti vostre, da polisportiva Aurora, sia pieno di grandi volontari che sono i veri piccoli e medi e grandi eroi di giornata, perché fanno piccole cose ogni giorno, fanno stare bene i ragazzi e li aiutano poi ad integrarsi nella vita di tutti i giorni. A livello nazionale si vanno a cercare queste storie. È chiaro che le realtà locali sono importantissime, poi voi non siete una piccola televisione, perché anche le piccole televisioni sono grandi televisioni, perché sul territorio sono fortissime, molto più forti di Rai, Mediaset e Sky, voglio dire, perché veramente stanno a contatto con la gente e questo la gente lo avverte. Vi faccio i complimenti a proporre questi argomenti che sono importanti, e credo che lo sport abbia un dovere verso gente che ha qualche problema, e quindi non è solo sport e spettacolo, lo sport è insito anche in un comportamento adeguato nei confronti di chi ha meno fortuna. Il pallone è qualcosa che unisce comunque, il concetto di squadra per esempio, lo sport di squadra aiuta a stare assieme e ad accettare gli altri, anche se non ti sono particolarmente simpatici, perché comunque hanno la stessa maglia tua. È integrazione, può anche essere gioia, perché soprattutto per ragazzi che abbiano problemi fisici o anche mentali, ci sono anche delle squadre a Roma, in Piemonte, formate da... non voglio dire malati di mente, ma comunque da persone psichicamente svantaggiate, che quando giocano sono felici.
E questo è il bello del pallone, poi ha i suoi eccessi, ma questo è un altro discorso, anche quelle sono storie da raccontare in negativo. Un riconoscimento prestigioso per Massimiliano Masi e tutta TV Prato, che quest'anno festeggia i 40 anni di attività. Un nuovo riconoscimento in una lunga carriera. Sì, diciamo che è un riconoscimento importante a un lavoro che viene da lontano, ormai sono 27 anni che sono a TV Prato e quindi veramente ormai TV Prato è una parte di me, quindi questo premio tutto sommato va veramente a compimento di un percorso lungo, pieno di sacrifici, perché raccontare lo sport dei piccoli, il calcio dilettanti in particolare non è semplice, è fatto di sacrifici, è fatto tante volte di situazioni anche difficoltose, ma noi ci congratuliamo. Grande impegno e con grande dedizione l'abbiamo sempre fatto, perché alla base di tutto c'è una grande passione per questo lavoro e per lo sport. Le farmacie Farmacom le trovi a Oste di Montemurlo in via Scarpettini, a Fornacelle di Montemurlo in via Montalese, a Poggetto in via Monticello, a San Quirico di Vernio in via Roma, a Seano in via Lame. Farmacie Farmacom, da sempre al vostro servizio.